Volevi solo saldi, saldi, come se avessi avuto saldi, saldi. Eccoci. <ride> e quindi questa era la sorpresa. Il vincitore del festival di Sanremo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti. Grazie per essere Salute. venuti a questo incontro. Come ogni anno, qui chiudiamo con eh, un musicista, praticamente la, la, la manifestazione. Vabbè, poi dopo di noi ci sarà propaganda live, però, diciamo che eh, la parte diciamo, musicale, artistica, solitamente su questo. Uh, palco si rinnova di anno in anno. Bellissimo, questo teatro! È bellissimo, è sì, un posto bello. veramente stupendo. Io sono molto felice, ovviamente, quest'anno di aver potuto portare qui da voi uh, Mahmoud, uh, vincitore, come tutti sapete, del Festival di Sanremo, e uh, lo conosciamo tutti, l'abbiamo visto tutti, però. In realtà, secondo me, eh, alla fine non sappiamo veramente tanto di Mahmud. Quindi eh, io mi piacerebbe proprio iniziare eh, con lui eh, partendo da, da, dagli inizi, proprio farci raccontare un po' la, la sua storia proprio da, da quando era bambino sostanzialmente. Eh, cosa... Uh, come dire, tu sei milanese, io anche uh, sei uh, cresciuto nel quartiere di Gratosoglio. Sì. E ecco, cosa succedeva lì? Com'era il piccolo Mahmud? Ma guarda, ero un bambino abbastanza normale, devo dire. No? Io ho avuto appunto la fortuna che, eh, di, di appunto nascere, crescere eh, in una famiglia. Eh, Grande. Grande perché mia mamma è Sardano. E quindi lei è nata appunto in una famiglia di. erano 13 fratelli, praticamente, con poi nonno e nonna. E quindi crescendo, ovviamente i fratelli poi fanno famiglia, quindi io sono cresciuto con tantissimi cugini, no? io fi sono figlio unico perché mia madre poi non ha, avuto, non ha fatto altri figli, no? però nel, nel mio quartiere eh, abitavo vicino a mia cugina, a un altro mio cugino, quindi eravamo tipo mezza gang no? del quartiere, tipo così, e, e da piccolo quindi sono cresciuto praticamente con loro, no? io non avevo amici perché c'erano già i miei cugini che erano, eravamo, era una, eravamo noi la nostra compagnia praticamente. Quindi sono cresciuto lì a Milano Sud praticamente con loro. Ecco. Poi man mano ovviamente ci siamo separati perché poi certi si sono trasferiti, quindi poi vai alle medie, cresci, ti fai nuove amicizie e comunque inizi anche a, a crearti delle passioni, no? cosa vuoi fare da grande, tutti se lo chiedono, io me lo sono chiesto. E, e, e una cosa che, che mi è sempre piaciuto appunto del, del mio carattere è che... Uh, avevo le idee già ben chiare da, da piccolo. No? Io volevo già fare musica da, da quando andavo alle medie. Infatti, mi ricordo che al eh, alle scuole medie c c noi facevamo già dei corsi di chitarra, no? oltre la scuola. Eh, e lì appunto ho iniziato il mio primo approccio con uno strumento musicale. Poi successivamente ho mh... Ho intrapreso lezioni di canto perché ancora non sapevo cantare, diciamo benissimo, e, e via così no? per, per, per fino alla fine del liceo praticamente. Però tu cantavi da piccolo? Quando hai iniziato in qualche modo? Anche così? Quando è che ti sei reso conto che cantare ti piaceva? Ma, allora io non mi ricordo, c'è mamma che mi dice che praticamente quando ero un bambino cioè, piccolissimo mi mettevo davanti alla tv che c'era Batman no? e dice che mi mettevo lì questa trombetta della chicco e cantavo come uno scemo, eh? probabilmente sia così, io non manco me lo ricordo, me lo dice lei, eh? quindi credo da subito praticamente, sì. Ma in famiglia c'era qualcuno, comunque, nella storia del. Ma in, in casa c'era mamma che, comunque, mi faceva ascoltare i suoi cantautori italiani che gli piacevano, tipo Battisti, Lucio dalla Mina, anche, no? E mentre dall'altra parte c'era mio padre che. Da piccolo mi faceva ascoltare le sue cantanti arabe, no, tipo che ov ovviamente non è che mi piacesse tanto al tempo quella musica, non mi ricordo, metteva in macchina queste canzoni e diceva dai papà cambio per favore cos'è sta roba. Anche perché le cantava stonate, come dici. No, sì, papà era un botto stonato, sì, <ride> tantissimo. Mamma invece è più intonata, ma il problema di mamma è che eh, lei tipo cambiava le parole, no? anche tipo delle canzoni famosissime, tipo volare o oh, cantare o oh. lei ti poteva dire volare o... Oh, non so, camminare, oh, oh, e facevo, ma non fa così, eh, ma io sono un artista, dicevo, va bene. C'era già, eh, già nell'aria no? esatto. questa tendenza autoresca. No? Capito? E sì. poi, appunto, hai iniziato a prendere lezioni, dicevi, di, di canto. Sì, 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 sì. sì. Ho iniziato a prendere lezioni di canto, sì, andavo a Baggio, che è un quartiere un po' fuori Milano, certo. sì, mi ricordo che c'era una scuola lì, ho iniziato a prendere lezioni di canto con questo insegnante che era un cantante lirico, mi ricordo, no? E quindi mi, mi dava questa impostazione lirica perché io all'inizio non, cioè, dicevo, boh, non so, mettevo tipo la voce in gola, non, mi eh, strozzavo sì. quando cantavo, non ero il massimo, no? E quindi sono stati quattro anni con lui, dove mi ha insegnato le basi, la respirazione, perché comunque c'è tutto un, un lavoro no? dietro. Bisogna sempre studiare. Io, comunque, lo dico sempre: no? a, chi, a chi vuole fare questo mestiere, comunque un minimo di base ci, ci vuole sempre. Il talento che okay, ci sta, però bisogna sempre accompagnarlo allo studio, se no o ti fai male o perdi cioè, non so, la voce. E vabbè, e Poi successivamente a queste lezioni di canto, ho iniziato anche a prendere lezioni di pianoforte. Eh, però il pianoforte l'ho iniziato quasi sul tardi, no? quando ho iniziato anche a scrivere, perché ho iniziato a scrivere sui 18-19 anni, prima non avevo mai scritto nessun pezzo. No? E, e devo dire che, che scrivendo eh, proprio senti l'esigenza di suonare pure uno strumento, no? perché poi non sai come, come comporre all'inizio, perché ovviamente se non, non sai, se non hai la percezione delle note. È difficile anche produrre poi su Logiche, su Ableton oh, no? le tue basi, le tue produzioni, le tue musiche. Quindi eh, ho iniziato a prendere così lezioni di pianoforte, ho iniziato a scrivere i miei primi pezzi. E che tipo di cose scrivevi all'inizio? All'inizio erano abbastanza cioè, no, schifo, cioè, perché, eh, sì, perché mi dicevano che io tendevo a mettere troppe parole nelle frasi, no? E quindi veniva tipo una roba fuori ritmica, brutta, no? Infatti mi ha insegnato Andrea Rodini a, a un po' a... mi diceva la tecnica per scrivere le canzoni è togliere, tuale devi togliere, togliere, togliere. Se puoi dire una cosa con tre di quelle, di quelle sette parole che hai scritto tu togliene quattro. Quindi io praticamente ho imparato così, togliendo, no? Perché alla fine le melodie mi venivano anche? No? Io cioè, ero uno che, comunque, avendo sempre cantato, le melodie alla fine mi, cioè, ce le avevo già, già di mio, no? mi venivano spontanee. Le parole che non. Poi, io, comunque, nella mia adolescenza ho anche ascoltato tanta musica internazionale. Eh, quindi mh, io volendo scrivere in italiano, non in inglese era difficile approcciarsi anche alla scrittura in italiano se eh, per, i, negli ultimi anni ho, ho ascoltato solo musica mh, avevo ascoltato solo musica straniera. Quindi ho dovuto anche eh, riniziare ad ascoltare tanta musica italiana che io avevo quasi abbandonato. No? Certo, perché la metrica è molto diversa, ovviamente. Certo, 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 sia dai grandi classici comunque di e eh, Dalla così, ma anche io credo che. In Italia ci siano tanti giovani cantautori, appunto bravi. No? E infatti, ho iniziato anche ad ascoltare Calcutta, eh, e i, i nuovi, eh, sì, esatto, i nuovi, ecco, quelli di nuova generazione, e mi hanno aiutato tanto, no? ecco molto. Sì. E invece, ehm, gli stranieri che ascoltavi chi erano? Allora, io, tipo, sono, ero fissato col mondo black, sia dell'hip-hop per quel che riguarda il rap, il solo, l'RB. Quindi il primo disco che ho comprato è di Fugees The Score. E poi mi sono appassionato ovviamente a Stevie Wonder, Lorenil, Hill, tutta questa scia di musica afroamericana. Ecco. E intorno a te intanto cosa stava succedendo nel quartiere, diciamo, nella città? Cioè mentre tu eh, facevi questo percorso, studiavi, eccetera, eh, quali erano le tue frequentazioni? Cosa, cosa ti succedeva intorno? Diciamo? Ma allora devo dire... Il mio quartiere in realtà, io l'ho visto sempre un po' come la mia isola fertile, felice, eh, felice esatto, perché eh, in un modo o nell'altro non, eh, non cambiava mai, cioè io lo vedo anche adesso sempre uguale, no? quindi è proprio... Cioè, Qualunque cosa succeda attorno nella mia vita torno lì ed è sempre tutto un po' uguale, quindi è un po' il mio punto di riferimento anche. Quindi quello l'ho sempre vissuto uguale. Cambiava il mio modo anche di, di vivere le cose, di de de delle amicizie. Ovviamente ho iniziato a frequentare nuova gente perché poi il liceo l'ho fatto più in centro a Milano, fuori dal mio quartiere, tipo zona Sant'Ambrogio. No? Quindi cambiavano le conoscenze. La poi diventi grande la sera, esci, vai, vai a ballare, ah, beh, cioè, nel senso, fai, fai nuove. Eh. <ride> <ride> e cambia un po' tutto, ecco <ride> quindi. Sì, ehm, però devo dire che i miei ascolti vari variavano da artista per artista, ma il modo generale rimaneva sempre la Affinity Fuges. C'era Frank Ocean, finito Frank Ocean, c'era Jasmine Sullivan, che comunque sono sempre artisti de, di, quel, di quell'onda lì che, che mi appassionava, ecco, ovviamente eh, crescendo riuscivo a cogliere delle sfumature nei pezzi che prima non, non coglievo, anche di pezzi che avevo ascoltato in passato, no? Quindi questa cosa, sono diventato un ascoltatore più, più attento col tempo, ecco, questo sì. E poi c'era la grande novità dell'hip hop, in qualche modo, no? Che eh, in Italia ha vissuto di diversi periodi, c'è stata una prima ondata eh, con le famose posse, tu eri giovanissimo, non puoi ricordartelo, eh, contemporaneamente c'erano alcuni gruppi storici, comitato, eh, vabbè, onda rossa posse, che erano la parte più politica, eccetera, eccetera, eh, sangue, misto. sangue misto, isola posse o star, eccetera, eccetera, poi c'è stata... Una seconda ondata, diciamo, eh, un po' più mainstream sottotono, questi gruppi qua che sono andati a Sanremo, anche, eccetera. Però non è mai stato, cioè è sempre stato comunque. A parte alcuni, appunto come sottotono, che sono per un periodo riusciti ad uscire, diciamo, dall'underground, è stato sempre comunque un fenomeno abbastanza circoscritto. Poi invece in questi ultimi anni. Eh, L'hip pop spopola in qualche modo sì, vabbè dai, 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 dai grandi cioè come Fibra, Machiavelli. Certo. Beh, diciamo che Fabri sale. Fibra probabilmente ha sancito proprio, no? esatto, È sì. stato il punto di volta della terza generazione hip hop sì. il primo che ha avuto un successo veramente di massa, ha sdoganato il genere. Eh, e dopo di lui adesso praticamente ora, ora c'è <ride> la trap tutti... dopo il rap esatto. adesso da questi ultimi anni la svolta trap con Sfera Gali i Komi tutti loro Trappolo no? che... Gang sì, dar... eh, sì. di, di tutto insomma ormai no, ma Però... a me piace a me piace molto il, il rap italiano anche la trap italiana devo dire perché poi la gente dice adesso la trap ha stancato adesso anche l'indie ha stancato no? cioè, certo. la, tendono a dire no, che sono solo robe che che, che sfumano poi, ma io non, io non la vedo così, cioè io vedo tipo anche la trapp, no? Che adesso è un genere che, che ci sta, che vanno, però eh, non è che, che sfumerà, cioè al massimo si evolve, no? Si evolve, certo. cioè. tipo adesso c'è un ragazzino che io lo cito sempre, <ride> infatti dirai <ride> che sono fan così, no? Però è tipo The, The Supreme, che questo ragazzino che va ancora ah, al liceo, sì. no? che lui fa una trap però anche molto melodica, capito? E già per me quello è un passo in avanti, no? certo. perché tutti adesso fanno trap rappando, invece lui fa trap cantando anche, capito? Certo. E rappando, quindi cioè, per me quello è anche già uno step in più. Quindi al massimo ci sarà un'evoluzione, ecco, io la vedo un po' più così. No, no, certo, c'è da dire che la trap ha portato anche delle sonorità elettroniche nuove, incredibili, insomma, cioè, ci sono alcune cose che sono veramente molto raffinate anche nella trap italiana sostanzialmente tu da chi sei stato influenzato se c'è stata un'influenza diciamo da, da quali artisti della scena hip hop italiana italiana Beh, sì, io, sì. Da, comunque da giovane da giovane nel senso qualche anno fa cioè, ho ascoltato sì che poi <ride> tira i pomodori in faccia no nel senso, quando ero più giovane eh, ho ascoltato tanto fibra tantissimo Um, ho ascoltato vabbè, il guemarra Salmo anche ultimamente in questi ultimi anni ho ascoltato anche tanto Salmo mi fece un sacco nitro anche che tra l'altro ho scoperto che alla mia età anzi no forse un anno più piccolo anche buono boh, mi ricordo comunque no, l'ho conosciuto qualche settimana fa il concerto di Anderson Pack è veramente simpaticissimo lui per me è proprio, proprio bravo ci sono tanti rapper che, che stimo qua in Italia cioè io credo appunto sia, siano molto molto capaci Ecco, tornando... infatti, tra l'altro, Nitro ha fatto anche, eh, non so se conosci la roba su YouTube Colors, no, sì. eh, che praticamente è un format dove so, di solito chiamano solo gli artisti stranieri, internazionali, no? che vanno lì a cantare una, una loro canzone col microfono che penso alla Ferrari, e la è nella stanza tutta colorata, di un, di ognuno di un colore diverso, no? E l'hanno chiamato Nitro, il primo artista italiano che ha fatto Colors, tipo con lo studio, tutto giallo, infatti, è una figata quella. Eh no, ma infatti credo che finalmente l'Italia eh, sia avanti, insomma, stia uscendo da un certo provincialismo che per tanto tempo ci ha caratterizzato. E tu prima hai citato anche la scena indie, eh, è incredibile perché alcuni anni fa su questo stesso palco facevamo un incontro con sette artisti della generazione indie che Comunque, tra cui Manuel Agnelli, ah. Verdena, eccetera, molti di questi sono rimasti comunque di nicchia. Manuel. Ma c'erano fatto... anche Baustelle? No, in quel caso no, ah. eh, però ehm, tra Allegri Ragazzi Morti, insomma, ah, le diciamo c'era veramente un sacco di gente che da tanti anni faceva questa cosa. qua eh, Chi ha fatto il salto è stato Manuel, che scientemente con X Factor ha fatto questa cosa e. Eh, Secondo me, coerentemente con la sua idea, anche proprio di portare, no? di, di divulgare un certo tipo di musica di qualità, eh, ha detto: Sono stanco di stare eh, nella nicchia, voglio a questo punto cercare di far conoscere il più possibile eh, un certo tipo di, di, di musica. E quindi ha fatto X Factor, e X Factor ha portato eh, una vena nuova. Tant'è che è stato uno dei giudici più stimati, amati, eccetera. Sei bravissimo. Tra l'altro, mi ricollego velocemente a questa cosa perché tu X Factor ci sei andato a no? un certo punto. Sì. <ride> è stata una cosa molto Siamo veloce. Molto rapida, è come è entrato e uscito proprio. Come è successo? Sei... No, praticamente, vabbè, vabbè, andavo ancora al liceo, no? quindi non avevo, non, inizio, non avevo ancora scritto mai nessuna canzone quando, facevo X Factor, quando avevo fatto X Factor. Eh, però è stato un po' toccato in fuga. Io sono arrivato visit mi hanno eliminato. C'è stato il ripescaggio, ma hanno ripescato e l'ha puntata dopo, mi hanno rieliminato. Quindi non c'è manco il tempo di entrare, che eh, c'è no, sì, esatto non, sì, non è stato diciamo, un momento che mi è servito a, a, chissà, a chissà cosa, ecco. però non rinnego niente, cioè l'avrei no, no, rifatto beh, certo. volentieri. Sicuramente mi ha dato la spinta per impegnarmi a scrivere, per impegnarmi comunque a, a, ad arrivare dove, dove sono arrivato adesso, capito? Cioè, nel sì. senso, ogni batosta, ogni, ogni porta in faccia serve, quello Guarda. è indubbiamente. Ecco. No, infatti, eh. <ride> questa è una cosa <ride> molto bella. Guarda, se pensi che. Eh... Un artista come Caparezza, che appunto anche qui è venuto qualche anno fa, eh, ci ha raccontato che quando ha iniziato eh, si chiamava Mickey Mix e faceva delle cose che, di cui si vergogna moltissimo, però appunto tutto serve, no? In qualche modo, Sono, cioè a lui è servito per capire che non voleva fare quella cosa lì, per esempio. Per esatto, cui... sì, sì, sì. <coughs> e, ecco, invece... Ritornando appunto indietro cronologicamente, eh, quali sono stati i primi passi, diciamo, professionali? Perché ha iniziato a prendere lezioni di, di, di canto, poi pianoforte, eccetera, eccetera. Poi, qual è stato il primo approccio al mondo, diciamo, professionale della musica? Come è avvenuto? Ok, allora eh, a livello proprio professionale, vabbè, io mi sono fatto. Cioè, anche do, dopo il liceo, vabbè, si fanno le serate no? dove, dove canti, anche per, per tipo matrimoni, queste cose qui, però non ne ho fatte tantissime perché. <coughs> Lì proprio sentivo, cioè, mi sentivo male io, no, capito? Mercificare un po' la musica in queste cose non, non era proprio il mio mood. Cioè, io assolutamente non giudico chi lo fa, anzi, lavoro rispettabilissimo, migliore di tanti altri, sicuramente. Però cioè, nel senso preferivo proprio lavorare al bar, sinceramente, mi sentivo più omaggio. Così la mia arte rimaneva per me e non la dovevo sprecare in cose che non sentivo al 100% che si incollassero no, alla, alla, mia, alla musica che volevo fare io quindi, io successivamente. <coughs> Al liceo eh, ho lavorato due anni al bar praticamente, facevo apertura, facevo cappuccini e poi il pomeriggio appunto studiavo pianoforte. Eh, successivamente, mi ricordo: l'ultimo anno che lavoravo al bar c'era questa. Sentivo appunto. De, eh, dopo che avevo scritto un po' di pezzi, no? che comunque avevo scritto dei pezzi che mi piacevano, come Dimentica, eh, avevo sentito che c'era appunto questa opportunità di, di poter iscriversi ad Aria Sanremo che nel senso erano questi che facevi un corso di una settimana lì a Sanremo pagavi ovviamente tu il treno, ti pagavi la casa così e poi facevi questo provino e c'era la possibilità ovviamente solo due su tipo quanti se ne scrivevano tipo mille sarebbero andati a Sanremo Io ho detto vabbè proviamo, tanto la canzone ce l'ho quindi mi ricordo avevo ancora Dimentica prodotta semi, con chitarra e pianoforte da, dai miei amici che no? sono Marcello Fugazza che ancora lavorano con me no? era il 2016 e sono andato a Saremo a fare appunto questo, questa audizione. Così ho fatto un corso, tra l'altro, molto utile. Mi ricordo che quell'anno lì c'era pure Ivano Fossati no? ai corsi di Era Saremo, ci spiegava appunto delle. delle mi ricordo il genio da camera no? che ci diceva che chi eh, scrive le canzoni però se le tiene solo per sé, non le fa sentire, le tiene solo nella sua cameretta quello non è un artista ma è uno che comunque non, non si mette mai in gioco no? e quindi quella cosa è sbagliata per chi vuole fare musica tenere tutte le canzoni senza farle sentire agli altri eh, quindi quella roba comunque mi era servita, no? eh, è stato molto utile vabbè faccio questo provino per dimentica eh, e riesco ad arrivare appunto a Saremo Giovani, no? tra l'altro io ero partito in treno da Milano con, una, con altre due mie amiche de, de, che avevano studiato come musica no? una era Miele e l'altra era un, vabbè, Paola un'altra nostra amica e tra l'altro io e Miele siamo gli unici due giovani passati a saremo giovani quindi abbiamo fatto tipo quattro selezioni siamo riusciti ad andare tutte. quindi fantastico avevamo prenotato lo stesso Airbnb <ride> insieme infatti io dormivo nel divano allora ancora cioè bellissimo eh, abbiamo fatto questo provino siamo passati poi io quell'anno lì eh, mi ricordo era l'anno di Gabbani, no? nei giovani con Amen, e io ero arrivato quarto dopo Ermal, e c'era anche Irama che era stato addirittura eliminato prima, c'eravamo tutti quell'anno, saremmo giovani, pazzesco. E poi io da quell'anno ho firmato con la Universal, quindi sono andato in casa discografica e lì ho iniziato un altro percorso, no? dove comunque i pezzi non andavano ancora bene, bisognava lavorarli meglio, dovevo scrivere, quindi io non avendo mai scritto con nessun altro autore, mi hanno messo a fare delle session con altri autori, no? E devo dire che quella roba all'inizio io la vedevo un po' come questi vogliono farmi fare la tresciata, la roba pop, tipo un po' quindi ho detto le mie canzoni non ti piacciono cioè perché mi avete preso in realtà mi è servito molto quella roba perché mi ha, mi ha aiutato proprio ad aprire, ad aprire le mie melodie ad aprire la struttura della canzone no? per capire come si scrive una canzone pop una volta che tu capisci come si scrive una canzone pop cioè che può funzionare a livello radio così televisivo poi puoi tenere quella potenza per approcciare il tuo stile no? quindi è una roba che, che mi si è aggiunta no? alla scrittura e quindi successivamente io ho fatto. Mi ricordo, dopo, dopo Sanremo, ho fatto il, il primo fit: è stato Fibra, no? Comunque non ero ancora nessuno. Lui ci ha creduto subito in me. Abbiamo fatto questo pezzo che si chiamava Luna, ed era uscito, mi ricordo, prima del mio primo singolo Pesos, che era un singolo fuori da, da ogni disco così. E, e devo dire che che è stato un percorso non facile, vabbè questo lo ammetto perché anche i miei produttori dicevano le produzioni non vanno bene, lavora con altri, Ale. quindi già comunque il team che si era creato stava già sc scrollando, no? quindi è stato un periodo bello duro. Fibra ti ha detto qualcosa ai tempi del featuring? Ti ha dato qualche consiglio? Qualcosa? Fibra è stato uno degli artisti proprio più umani che abbiamo è conosciuto anche, ancora fino ad ora, eh. ne sto conoscendo comunque tanti, lui Veramente è stato. mi aveva fatto subito complimenti. Gli era piaciuto subito il pezzo dimentica, quello che ho portato a Sanremo, Io poi al momento non avevo scritto tantissimi pezzi, quindi quei pochi che avevo scritto li avevo mandati alla manager e eh, lui li aveva ascoltati e avevano detto: Sì, sì, bomba, bomba, facciamo, facciamo. Quindi cioè, da, mi, ha, mi ha dato fiducia in qualche modo. Quindi cioè, per quanto tutto stesse andando comunque non male, però eh, fosse difficile, comunque c'era un minimo di speranza che me l'ha data anche lui, capito, no? Eh, tutto, tutto l'insieme lì eh, poi successivamente vabbè eh, io da tre anni che sono in Universal quindi ho fatto tante cose dopo che ho fatto questo pezzo con Fabri Fibro mi ha, chiamato Mich cioè, mi ha scritto Michele Bravi perché gli era piaciuto il pezzo mi fa dai vediamo vediamoci scriviamo qualcosa che sto facendo il ripack del disco no?". quindi io mi ricordo il pomeriggio sono a casa gli ho scritto questo pezzo che si chiama Presi Male e, e poi ci siamo incontrati l'abbiamo richiuso insieme e quindi, dopo che ho scritto quel pezzo, eh, mi, hanno fatto un, in Universal mi hanno fatto firmare un contratto anche come autore, no? mi hanno detto: Dai, facciamo, proviamo, facciamo questo esperimento, scrivi per altri. Quindi mi hanno fatto scrivere con Dario Fajini: il primo pezzo che ho scritto è Nero Bali, che, che poi ho contato. Velo eh, con Michele Bravi e col l'estate all'estate. No? Quindi è andato benissimo. E eh, no è andato bene, sì. Sì, infatti, io ero sconvolto. Ho detto Cavolo, il primo pezzo <ride> che scrivo diventa una hit dell'estate, quindi sono felicissimo. E successivamente dopo ho scritto altri pezzi che, come Ola di Marco Mengoni e anche altri pezzi del disco di, di Marco. E poi nello stesso periodo, più o meno perché Ola è comunque uscito da poco, eh. <ride> grazie, grazie. Come vedete la strada è, è lunga, no? perché eh, uno sì, un vede un artista, pensa che così. Cioè, ah, che fortuna! No, non è così. C'è cioè, dietro un, sì, un no. grandissimo lavoro, naturalmente. Ovviamente, mentre scrivevo per altri, continuavo sempre a scrivere pezzi per me. Ecco, no, questo sempre, perché comunque cioè, nella mia testa avevo sempre questo questo punto fisso no? però dico se magari mi va male la mia carriera da, da cantante almeno scrivo per altri e i soldi me li faccio con la CIA e per i pezzi degli altri capito cioè, eh, certo. in un modo o nell'altro tiro a campare no se no capito no, no. No, allora no. facciamo una piccola pausa eh, mandando eh, il pezzo gioventù bruciata, così poi lo commentiamo okay. Guarda, siamo proprio arrivati giusti giusti con la... esatto sì. Che ne sanno loro della violenza chiusa dentro quattro matrimoni dove chi ama paga e chi non ama ci ripensa? Che ne sanno loro della Sfinge? Vista otto anni con te ridevi ridevi ma mi hanno detto che a volte ridere come fingere? Mettevi in macchina le tue canzoni arabe Stonavi poi mi raccontavi vecchie favole Correvi nel deserto con lo zaino in victa Non serve correre se oltre i soldi non hai più fiato né felicità C'è qualcosa che... Partenze. Se gli addì fossero di moda, forse saresti primo intendenze. Giocavo in macchina con la Nintendo e il Pokémon. E Lamentavi se io non volevo più parlare. Aprivi il finestrino per buttare la cenere. Non serve a niente nascondere con un sorriso la merda che conosco già. C'è qualcosa che non capisco. Un pezzo molto intenso, molto forte. Come è nato questo pezzo? Guarda, questo pezzo è nato in studio con Stefano Ceri, che è un produttore molto molto bravo. Che ha lavorato già con Fra Quintale, con Coez, con Salmo. È, ed è stato il primo pezzo che abbiamo fatto insieme, in realtà. Io avevo già sentito i suoi brani, e mi, mi piaceva un sacco. Avevo chiesto appunto al. Al, al mio capo, appunto, che è autore di edizioni, no? se mi poteva fare un incontro per scrivere per me con, con Ceri e mi ha, mi ha fatto incontrare perché lui ha la sede tipo in un damento, no? in una zona di Milano vicino alla metro di così E quindi ci siamo beccati e ed è nato questo pezzo in un giorno praticamente, sì. Eh, il giorno dopo ho cambiato delle note del ritornello ma praticamente era già finito eh, infatti eh, ho solo riregistrato le voci io poi definitivo per il pezzo perché i fraseggi alla fine quelli sono quelli del provino iniziale tipo quindi proprio quelli là li ho lasciati quelli, quelli vecchi. In realtà questo pezzo io cioè, era uno dei miei preferiti però comunque ero consapevole del fatto che non sarebbe stato né un singolo cioè perché comunque è un pezzo non italiano cioè di quelli capito no? E allora la mia discografica mi fa, ma perché non proviamo Saremo giovani quest'anno gli faccio no, se io saremo giovani non lo faccio. <ride> ho detto, l'ho già fatto, se no io faccio sembro uno sfigato che ci riva ancora, che ci riprova. Tanto c'è capito, non è che mi riprendono, questa. io ho già ovviamente super negativo, <ride> perché io sono un po' negativo effettivamente. No? E invece la, sa, cioè, la mia discografica dice no, no, ma guarda che se porti questo pezzo saremo giovani, gli fai piangere tutti. io yeah. faccio No, sai, io non no, no, me la sento. Poi non è per niente Sanremese mese questo pezzo, cioè c'è il muezzine iniziale picciato con la roba tutta storia. La batteria, hip-hop, cioè non c'entra niente con Sanremo. No? alla fine mi ha convinto e provo a fare Sanremo, no? Poi comunque ero, ero in gara con nomi veramente cioè, grossi, come Federica Abate che è anche una mia amica, che è una delle autrici appunto, più brave della musica italiana. E, e c'erano altri ragazzi, anche Nivin, che è una. Un, cioè, sono tutti miei amici, in realtà, perché poi ci siamo, abbiamo vissuto quel periodo. saremo giovani tutti insieme, no? Perché eravamo abbiamo fatto gruppo. E quindi ho detto, bah, la vedo proprio dura, di... però, vabbè, proviamoci alla fine, chi non risica, cioè, nel senso. Esatto. quindi eh... <ride> sempre. <provare. ride> no, eh, l'ho provato, e devo dire che cioè, non mai mi sarei aspettato. Perché poi comunque la sera prima no, eh, uno aveva vinto il premio della critica, poi l'altro aveva vinto proprio che andava. Mh, nei, nei Big, no? perché poi erano solo due, quest'anno i giorni. Che sarebbero che e la prima sera ha vinto Einar no, con. La... La seconda no, prima della critica va la scena è stata questa praticamente, no? ero io là dietro con la, con la mia discografica ovviamente in panico totale, dopo aver cantato così. Prima della critica va No mood, io esco e faccio, vedi, sa, non abbiamo vinto. Vado a prendere Infatti, uh, tutti quelli che mi dicono: ma perché quando sei andato a prendere il primo della critica Vi la faccio di uno zombie? Perché io ero già convinto come la sera prima no? che chi vince il primo della critica, poi non è che vince pure l'altro. No? Quindi ho detto, grazie, 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 prendo, vado indietro, no? poi poi il premio della discografica gli faccio: il prima della critica, non abbiamo vinto. E lei pure ci cioè, credeva, infatti mi guarda e mi fa. Eh, eh, eh. E quindi, vado dietro con il primo della critica. Poi ci chiamano i primi tre, eravamo, mi ricordo, io, la Rua e Nivin, appunto, così, e hanno detto che, hanno detto, hanno detto, vabbè, io poi ho fatto delle facce incredibili quella sera, cioè, proprio fuori dalla grazia di Dio, però, no, hanno detto che avevo vinto io, quindi è stata proprio una roba fighissima, perché, cioè, proprio non me la sarei mai aspettato in tutta la vita, no, perché poi comunque, cioè, io la sensazione che avevo a Saremo Giovani, io avevo già fatto un po' di robe, avevo già provato X Factor, avevo fatto Saremo Giovani, cioè, ho detto, se vado qui, fallisco di nuovo, cioè, raga, cioè basta, capito? È è, cioè nel senso è finita, no? Quindi io ero lì un po' con quell'ansia in realtà, perché gli altri, cioè non è che avessero fatto tanto come avevo fatto, cioè io sentivo di aver fatto più degli altri, no? A livello proprio di, di tentativi, ecco, e sentivo che le cartucce stavano finendo, quindi ho detto, boh, proviamo, vabbè. Quindi in realtà è andata bene, no? Io quindi dopo quella vittoria sono stato più tranquillo, poi una volta nei bico ho detto, anche se arrivo ultimo, per me ho già vinto, no? Capito? Mica posso pensare di, c'è cioè, cioè la Berté, c'è... Cioè... C'è ultimo, c'è Irama rama. No, scusate, ragazzi. Ma oh, che figuraccia, ragazzi, ma perché ho mangiato sto pollo gigante tipo a cena, ma vera... è buonissimo, eh, però è una roba grossa così, cioè, quindi Ce sto dicevamo, digerendo insieme a non voi. Mangiamo eh, grazie, grazie per accompagnarmi in questo processo. Scusatemi, ovviamente. Senti le. Le parole di questo pezzo sono bellissime, secondo me. Queste parole, come ti sono venute, appunto? Cioè, so, tu il testo l'hai scritto in un giorno? Cioè, no, 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 no. Io parto sempre così, che il testo me lo scrivo in un okay. momento random della giornata. Solitamente scrivo tanto sui mezzi pubblici. Ehm, e poi me lo rileggo il giorno dopo. E correggo una frase, me lo ririgo il giorno dopo e ricorreggo l'altra. Cioè, capito? È un procedimento così il testo, però senza pensare alla musica, alla melodia, solo il testo, solo no? come il se testo. fosse una poesia, praticamente. Poi vado in studio e gli dico a, in quel caso lì Stefano gli ha fatto, Ste, scegli tu gli accordi e io ci canto sopra questo testo, vediamo cosa esce. E lui ha fatto sti accordi, gli avevo, ah no, innanzitutto avevo due testi, Gioventù Bruciata e un altro testo, li le ho letti tutti e due e Stefano fa, guarda, per me questo qua è più figo, Gioventù Bruciata, allora lavoriamo questo gli avevo portato due opzioni di testo. E, e quindi ha iniziato a fare degli accordi, io ci cantavo la strofa così, man mano che lui aggiustava gli accordi io aggiustavo le note della, della canzone. Ed è nata così praticamente, poi lui mi ha corretto delle robe tipo ritmiche, anche delle notine nel rit, l'abbiamo fatto proprio insieme il pezzo, infatti sono molto felice appunto, di perché è proprio uscito in maniera spontanea Gioventù Bruciata, poi ecco. è un testo anche che comunque racconta tanto di me, no, io Gioventù Bruciato lo vedo quasi proprio come una fotografia, perché racconto proprio dei momenti specifici della mia vita certo. quando, quando sono stato in Egitto a otto anni e eh, che ho visto la Sfinge per la prima volta. Di tutte le volte che, appunto, mi, mi, mi accompagnavo in macchina per andare in piscina da scuola, così. Ci cioè sono proprio delle, delle immagini che, beh, che mi rimangono ben impresse. Quando andasti in Egitto quella volta, appunto, hai questo ricordo sostanzialmente? Sì, sì, io mi ricordo praticamente quasi tutto. Mi ricordo appunto dei carretti, dei fichi d'India per le strade, dei bambini che giocavano scalzi per la strada, de della Sfinge. Poi sono andato la prima volta, eh, andai a otto anni, eh, sul cammello nel deserto. Eh invece poi quando ci tornai a 12 anni e andai sul cavallo il cavallo è molto più figo perché corrono proprio il triplo più veloce no? sembra proprio di volare no? sì, eh, no, belle, belle ricordi ma che effetto ti ha fatto? tu non parlavi arabo appunto non parli arabo hai detto no, parlo poco arabo perché vabbè sono cresciuto Sei praticamente cresciuto solo con mia madre sì, eh. sì, sì parlo sardo eh sì, Questo è sempre... <ride> andata così, ragazzi, <ride> ma come dire <ride> eh, il fatto di andare là? Mm. Eh, cioè, che cosa ti ha colpito di quel paese? Che in realtà non, cioè, avevi eh, chiaramente una connessione perché tuo padre veniva da là, però appunto per te è un paese straniero di fatto a quel punto, no? Sì, sì, ma no, no, non l'ho visto proprio come un paese straniero perché comunque c'erano le sorelle di mio padre lì, quindi proprio mi hanno accolto in famiglia, cioè hanno cercato anche di farmi la pasta in Egitto, no? no. Che è proprio carino. <ride> cioè tu non hai idea? Pasta con pomodoro, con sugo? Io va bene, okay. vado lì, allora cuociono la pasta mezz'ora, va bene. Mi mettono in questa ciotola mi ricordo tipo del ketchup <ride> e poi ci mettono l'acqua dentro e girano il ketchup con l'acqua e poi buttano tutta la pasta dentro che ho detto buono eh pa Portami al McDonald's per favore, <ride> grazie. No, però, già cioè, Tipo, le cose tipiche eh, egiziane sono buonissime. Mi ricordo no, che certo. mi facevano questi involtini di riso con le, le foglie d'uva, buonissime. Poi loro sono bravi a cucinare proprio le verdure, no? E mi ricordo anche specidi, queste specie di couscous egiziani, buonissimi. No, no, molto buona la cucina araba, moltissimo. E, e poi appunto in questo testo hai messo anche tutta una parte come dicevi prima di, di vita eh, c'è questo pezzo che ovviamente che ho citato anche prima mettevi in macchina le tue canzoni arabe stonavi e poi mi raccontavi vecchie favole insomma eh, c'è un mondo no il, il ricordo sì, sì 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 ovviamente vabbè come ho detto prima eh, mi faceva ascoltare le sue cantanti preferite arabe e mi diceva Ale questa è la cantante pur bravo d'Egitto <ride> <ride> io bravo brava chiedo una canzone me la ricordo che si chiamava appunto Sabri di Shirin no? me la ricordo tantissimo quella canzone che me la faceva ascoltare sempre praticamente eh, sì in un modo o nell'altro poi quelle canzoni vedi c'è cioè anche in brani come Gioventù Bruciata anche se non mi piacevano da piccolo mi hanno influenzato nel mio modo di scrivere le canzoni perché tipo comunque faccio delle sonorità che, che, che un po' richiamano quel eh mood no, arabo certo. no. quindi non lente o volente alla fine mi, mi sono entrate dentro anche quelle melodie ma dopo la vittoria di Sanremo tuo papà l'hai sentito? sì 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 mi ha fatto i complimenti ah sì. bene quindi c'è stato sì sì, sì 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 bene bene eh, e appunto questo incontro si intitola la gioventù che brucia con Mahmud. che cos'è allora questa gioventù bruciata che dà il titolo alla tua allora canzone? la gioventù bruciata per me voleva dire un po' di cose nel senso io eh, parlo della gioventù bruciata la mia gioventù Bruciata vuol dire anche bruciata, proprio l'aggettivo in sé può dire più cose, nel senso che eh, la vedo bruciata sotto un aspetto eh, di distacco rispetto alla generazione precedente, ovvero cioè, vedendo comunque come è cresciuta mia madre, no? che, cioè, che a vent'anni praticamente già lavorava, aveva una casa, io a vent'anni ancora abitavo con lei praticamente, quindi in questo senso bruciata, che magari siamo un po' cresciuti più con la pappa pronta però eh, ovviamente non è di peso solo da noi questo ma anche proprio da, dal fatto anche di una, di una svolta del nucleo familiare cioè per esempio io sono cresciuto solo con mia madre mia madre 13, 12 fratelli mamma e papà e nonni capito quindi è proprio diverso tutto non si può giudicare in base a però vabbè questo, questa cosa un po' sofferta della gioventù bruciata mi piaceva no? attribuirla anche a noi perché ovviamente io in primis ci sono stati momenti in cui mi sono un attimo impigrito ecco no, lo ammetto questo e poi ho anche dato un'altra connotazione al titolo, vero? Mi sono ispirato al, al film di James Dean, quella gioventù Rebel Without a Cause, gioventù buciata, Infatti, ho preso anche proprio spunto da una scena calda del film dove lui si appoggia la bottiglia di latte di vetro alla faccia, no? Che ha fatto a pugni che la faccia gonfia. No, io, proprio quel gesto della bottiglia del latte, l'ho voluto riproporre a modo mio, cioè buttando proprio il latte per terra, quasi per dire: Non abbiamo manco più voglia di fare a pugni. No? Infatti, proprio questo scambio anche generazionale lo, lo descrivo dentro il brano Anni 90 con Fabri Fibra, no, all'interno del, del disco, dove proprio parlo del, di chi è nato negli anni 90 e di chi li ha vissuti gli anni 90. Però, appunto, essendo cresciuto tu con, con tua madre, tua madre. Eh, lavorava eccetera in realtà mi sembra che tu sia, ti sia sempre sentito molto responsabile cioè avevi in mente che per te eh, che, che dovevi lavorare duro per riuscire no? Tenere... sì devo dire che questa cosa me l'ha ovviamente tanto inculcata mia madre perché se fosse stato per me eh, non avrei fatto tutto quello che ho fatto fino ad ora quindi molto, molti dei miei risultati diciamo anche questa vittoria di Sanremo non è solo mia ma è anche sua perché proprio lei mi ha mi ha, ha mi, ha, in te, mi ha dato sempre. la disciplina anche no? Comunque, per il lavoro. Cioè, mi vedeva che ero lì sul divano a giocare alla Nintendo e mi diceva, oh, e quindi che vuoi fare nella Tanti vita? Cioè, ti svegli? Cioè, ovviamente non è che è cioè, tutto oro ciò che lucca. cioè, Anch'io ho avuto dei momenti alla fine di, di debolezze, tra virgolette. No? Certo. Tipo, Dopo il liceo ovviamente a volte mi diceva, Vieni lei aveva al bar, no? tipo vieni al bar che mi dai una mano. Io ogni tanto andavo, ogni tanto no, per farti capire. No? Quindi cioè, anche io non è che ero tutto... Però mi è servito, mi è servito perché alla fine ho capito che, che non c'è tutto questo tempo, no? capito? Eh. Che bisogna impegnarsi subito. Cioè io alla fine ho 26 anni, cioè a 26 anni sono riuscito a, a farmi conoscere con la mia musica. Quindi non... c'è la gente che dice è impossibile: non è impossibile, bisogna solo impegnarsi. Io, evidentemente, prima non mi ero impegnato abbastanza, capito? Questo mi viene da pensare. Ecco. Bene io a questo punto farei la seconda pausa così arriviamo a soldi per l'appunto se potete lanciare ah. in periferia fa molto caldo mamma stai tranquilla sto arrivando te la prenderei per un bugiardo ti sembrava amore ma era altro beve champagne sotto Ramadan alla tv Fuma un mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire, perché solo ora so cosa sei. Pensavi solo ai soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va So che devi dire non l'hai detto Tradire una pallottola nel petto Ma lo sai che lo sa Su una sedia lei mi chiederà Mi chiede come va, come va, come va Sai già come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei Mi chiedevi solo soldi, soldi Come se avessi avuto soldi, soldi Prima mi parlavi fino a tardi, tardi Mi chiedevi come va, come va, come va Adesso come va, come va, come va ULT, ULT, Javi, Vitalina Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera Guarda di, guarda di, sembrava vera, la voglia, la voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi è difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va. Grazie andavate a tempo perfetto proprio, eh? pazzesco, sbagliano tanti, eh? non tutti ce la fanno invece sarà il teatro che dà, <ride> grazie, grazie mille, bomba. Allora ti dicevo prima Mahmood che questo pezzo qua dal primo momento che l'ho sentito io, come credo tutti, cioè non mi è più uscito dalla mente, cioè è un pezzo pazzesco oggettivamente. Eh, sia la musica che quello che dici, cioè, è uno di quei brani proprio in grazia di Dio, come si suol dire. Raccontaci un po' come, come è nato. insomma Allora, questo, questo brano è nato da un beat che avevo trovato io nel computer. No? Eh, avevo scritto delle strofe. Eh, sopra questo beat è un bridge, un riff, tutto però confuso. Allora eh, ho chiamato appunto Dario Faini, D'Ardust. e ho chiesto se mi poteva aiutare nella struttura. No? E allora lui mi ha, ha aiutato tipo, nella, ad aggiustare delle cose di... Poi abbiamo diciamo, chiuso praticamente tutto il pezzo, no? quindi ha fatto anche la, la, la produzione. Ehm... La batteria, il come va mi ha aiutato lui, il clap mi ha aiutato lui, quindi è stato proprio un lavoro di squadra. In più, Charlie Charles poi ha definito anche il suono della batteria, ha rinforzato la ritmica, quindi è proprio stato un lavoro di, di squadra di tutti e tre questo pezzo. Infatti, io gli devo molto a entrambi perché veramente hanno. Hanno appunto. Mi, mi hanno aiutato a creare soldi. No? Capito? Che comunque mi ha dato molta fortuna. Perché io avevo veramente aspettative zero. No? Partecipando a Sanremo, ho detto: figurati, Inar, con i giovani arrivati lì, capito? Cioè, invece, devo dire che, che è, andata, è andata come è andata. Io veramente son, proprio non so, non so, non so mai che dire quando mi chiedono a Sanremo, perché l'ho vissuto veramente come una cosa incredibile. No? Proprio del tutto si vedeva. <ride> Si vede, è stato... Sì, ovviamente <ride> con le reaction sempre sì, pure lì alla vittoria, la faccia, no, ma a prescindere dalla vittoria, cioè già praticamente il, il terzultimo terz ultimo giorno quando mi hanno detto che era prima il radio dei singoli di Sanremo, cioè, già... cioè a me già lì sembrava pazzesco, capito, proprio sì, de definitivamente, e ho pensato, cavoli, ma allora vedi che se, cioè, se fai le cose, cioè perché... Io penso sempre le cose che piacciono a me poi non possano piacere agli altri. No? Invece questo è stato proprio il caso di dire ma allora vedi che, che non sono del tutto pazzo no? che, che se piace a me qualcosa può piacere anche agli altri. Quindi questa cosa mi ha dato ulteriormente forza, cioè, ora sono molto più sicuro nel fare musica, nel, cioè, più tranquillo anche nell'esprimere le mie idee, i miei gusti. Però senza dimenticarmi sempre che devi ascoltare gli altri, che non è solo perché fai una cosa che funziona allora tutto quello che fai ora funziona no, perché puoi sempre scrivere la canzone brutta, cioè, capito? E quindi infatti sta succedendo così, cioè, sto scrivendo delle cose, faccio sentire, cioè tipo da poco mi hanno detto la peggiore top line della vita questa, io grazie <ride> <ride> e quindi cioè, capito, ci sta che comunque non siamo perfetti, quindi è tutto il lavoro in crescita, no capito? Però questo pezzo non ha soltanto un ritornello fantastico, perfetto, che non ti abbandona più, ha anche un testo che è un testo pazzesco, eh, te lo dico appunto da da padre appunto quando tu dici lasci la città ma nessuno lo sa ieri eri qua eh, ora dove sei papà è una roba proprio che colpisce al cuore sostanzialmente insomma è una cosa di una potenza incredibile eh, ecco questo testo come l'hai scritto invece come ti è venuto questo io volevo lanciare un messaggio forte ho detto se devo rischiare rischio al 100% nel senso Ero sicuro di portare una, una cosa molto personale, una cosa molto mia, ehm, cioè proprio consapevole del fatto che, che era strano per il palco di Sanremo Soldi. Cioè, io ero. Cioè, nel senso. Non era la canzone sanremese classica, no? Proprio ho portato un pezzo dove il ritorno lo si svuota col drop, cioè tutto. Stra, tutto strano, capito? In più, il testo che parla comunque con una frase in arabo nello special, cioè cantare in arabo a Sanremo. Caricare così tanto di, di, di rabbia perché, più che, che, mh, che tristezza, c'è la rabbia sì. in soldi, capito? È Pi più una carica di rabbia e quindi ho detto: Io mi sento sicuro a cantare questa canzone, bene, come va, va? Capito? Ho voluto portare questo, questa canzone perché, alla fine, eh, io non è che faccio distinzioni a livello di tematica ne, nelle mie canzoni. Cioè, per me, una canzone può parlare di una relazione finita e, e di un abbandono familiare. Per me, il carico emotivo è sempre lo stesso. Non è che è più carico se parlo di una roba e meno di un'altra. Io devo, devo esserci sempre al 100% dentro un pezzo che, che porto davanti a della gente che suono. Quindi per me proprio è proprio stato normale, normale. E io credo che appunto eh, questa, questa sincerità all'osso, questa. Questo esporsi in qualche modo, perché eh, non, non è facile, immagino, portare davanti a un pubblico di milioni di persone eh, queste sensazioni, questi sentimenti, eccetera. Però, siccome di recente mi è capitato appunto di intervistare Vasco Rossi e di chiedergli di Sanremo, di come è stato per lui. Io ti devo dire che lui mi ha detto la stessa cosa che hai detto tu adesso, praticamente, cioè, eh, lui è andato portando una canzone come Vita Spericolata, che era una cosa che non a caso, nel suo caso, siccome era un altro mondo, è arrivata penultima, ma eh, poi naturalmente è, è diventato quello che è diventata, quella canzone e quel disco, però anche lì cioè, era una canzone completamente folle per Sanremo, no? cioè, non, non c'entrava nulla. Eppure lui ha avuto il coraggio di fare questa cosa, che è la stessa cosa che hai fatto tu, sostanzialmente, di essere sincero. Io credo che un artista sia da proprio da, da questa cosa, cioè dal, dal non avere il timore di esporsi. Perché chi pensa che ah, funzionerà? Mi metto a fare questa cosa, il pubblico cosa dirà? Di solito non funziona. Perché se già ti metti nel, nel mood di pensare che cosa potrà piacere al pubblico, hai perso. Eh, Secondo me eh, è stato fantastico che tu abbia vinto perché ci racconta un'Italia che sta cambiando. Ma anche se tu fossi arrivato penultimo, sono convinto che questa canzone, appunto, infatti già stava funzionando in radio, cioè alla gente, comunque arrivava in ogni caso. Ecco la, la cosa, appunto, che l'hai già raccontato, l'hai già spiegato, però, appunto, eh, io sono curioso e mi interessa capire. Eh, bene dicevi: c'è un pezzo in arabo. No? Eh, questo pezzo in arabo era eh, una di queste canzoni, uno dei ritornelli di queste canzoni che, che ascoltavi, appunto e esattamente che cosa dice, perché ho trovato delle traduzioni diverse vorrei Ma quella è quello guadivola da habibi ah ok di habibi ta' vuol dire figlio mio figlio mio amore vieni qua ed è una cosa che hai creato tu o è no è proprio una frase che mi diceva da piccolo mio padre che ti quando diceva? tipo ero al parco e dovevo tornare a casa tipo mi chiamava così certo sì, sì. e quindi eh, chiaramente in questa canzone eh, c'è tutto il il, il gioco, no? Tra sì, 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 di ricordo. Di cioè, ricordo diciamo, di ho voluto ricordo. mettere quella frase proprio come simbolo di un ricordo alla fine, perché mi piace quando sono cioè appunto che canto qualcosa e dire una frase precisa che mi rimanda direttamente a un'immagine. Del, del passato, ecco, in questo caso quella frase è, è successo proprio così con quella frase. Ecco, un altro motivo per cui mi è piaciuta tantissimo è che eh, al contrario di quello che alcuni hanno pensato, eh, anche perché nel mondo dell'hip hop, eccetera, eccetera, i soldi vengono, il cash viene raccontato in un altro modo, invece in questa canzone eh, i soldi vengono mh, raccontati in un modo diverso rispetto a questa narrazione che eh, la maggior parte de degli artisti pop fa, che è il modo, secondo me, eh, più giusto. Insomma, i soldi eh, non sono la cosa che dà la felicità. Sì, sì infatti, a questo gioco di questo gioco con la parola soldi mi è... lo, lo volevo appunto creare, no? nel senso che per... tutti leggono il titolo Soldi, no? magari pensano che il brano parli di soldi. In realtà esatto. questo brano proprio non parla. Non parla di soldi a livello di materiale, parla proprio di come i soldi possono cambiare i rapporti anche all'interno di una famiglia. No? È, 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 è qui che si basa lì il, il rapporto dei soldi, capito? Ma non parla proprio di soldi. Infatti anche nel video io ho voluto proprio non mettere nessuna banconota, nessuna moneta, né niente, proprio, proprio per, per fare il contrasto con la parola, che può voler dire tutto l'opposto anche a volte. Certo. Ecco, poi appunto il grande successo dopo Sanremo, eccetera, eccetera, eh, immagino tutta una serie di... la vita che cambia improvvisamente no? eh, da, un, da un momento all'altro praticamente. Eh, e arriva anche un invito, eh, un invito credo importante, eh, l'invito del sindaco di Milano e eh, prima di parlare di questo io direi di vedere Milano Good Vibes. Così poi ne parliamo. Good times. Good times. Sono spiaggia cubana, sarei più felice, un po' meno insensibile Dove il fine settimana e la lontananza diventa abitudine Cancellare il tempo non basterà Se confondi l'aspirina con la felicità Questa spiaggia sarà la mia medicina Continuo a fissare il mio riflesso Con lo sguardo di un samurai Sentirsi uno schifo non ha senso Se a pagare sono sempre i tuoi Il se è un bellissimo deserto Ho solo un po' di fight, Solo goodbye, solo goodbye sono a spiaggia cubana tra fumo e avana soffrire è difficile Sentirci più ricchi dentro è la giusta attitudine Diamo troppa importanza alla realtà Le cazzate sull'orgoglio e la lealtà Questa spiaggia è la mia città Sono l'unico che ci abita a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai Sentirsi uno schifo non ha senso se a pagare, sono sempre i tuoi se sei un bellissimo deserto ogni solo un po' di good vibes Solo good vibes, solo good vibes. Solo good vibes, solo good Good solo good vibes, solo good vibes, good good vibes. Solo lo stress per la cattiveria che regaliamo. Giudicare il prossimo non ti rende un saggio né un sultano. Sopravviviamo in una città, arriva dal mattino, ma che sopravvivi a fare se vivere è un casino. Il mio riflesso con lo sguardo di un samurai Sentirsi uno schifo non ha senso sta a pagare sono sempre tuoi L'Aros è un bellissimo deserto Bambi solo un po' di good vibes Solo good vibes, solo good Solo good vibes, solo good vibes Good vibes, solo good vibes, solo good vibes le cose che hai lasciato abbandonato con un go, vai, oggi voglio stare solo con un po' di sale e l'emigo, vai, prenditi le cose che hai lasciato abbandonato con un go, vai, oggi voglio stare solo con un po' di sale e l'emigo, vai. Ecco, dopo la tua vittoria il sindaco di Milano è stato molto carino, ti ha mandato un messaggio che diceva con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l'Italia, ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona ci siamo visti a Rocket esatto <ride> è stata <ride> una serata no? no 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 sì è stato proprio uno scambio figo no? vedere comunque eh, il sindaco in un contesto dove io andavo <ride> a ballare ogni, cioè, con i miei cioè. amici il venerdì capito quindi è stato proprio uno scambio figo cosa cioè, ti ha detto? abbiamo parlato di, di come possono appunto di come Milano può aiutare i giovani ecco anche i giovani che vogliono fare questo nella vita no? quindi abbiamo parlato un po' Di, di cosa per me, per i giovani che c'erano anche lì, potesse dare una mano? No? Quindi, io appunto, vabbè, ho proposto luoghi di, di incontro, più luoghi di incontro, no? anche semplicemente per scambiare idee, connessioni, capito? Perché questo alla fine un po' mancano alla città. Connessioni fisiche, proprio. sì. No, anche sì, esatto, di idee proprio, parlare, sì. parlare, cose del genere, anche magari delle istituzioni in più che, che aiutino giovani che hanno passioni. Eh, co co come la mia, no? io comunque conosco tanti ragazzi nelle periferie che, che fanno musica, no? che producono, che scrivono, quindi appunto il fatto che ci siano magari un po' più di istituzioni nella città che, che consentano un'istruzione musicale anche a chi magari non se lo può permettere, questa cosa è una cosa che può aiutare veramente molti giovani, quindi abbiamo parlato un po' di questo col sindaco quel giorno a Rocket. Ecco, sì. Tra l'altro devo dire che eh, cioè in questi anni c'è un po' assistiamo veramente alla rivincita delle periferie rispetto al centro, perché tutte le cose più interessanti vengono dalle periferie in questo momento. Forse perché nelle periferie c'è un po' più fame eh. di. Sì, quella. Forse quello. Perché sia yeah. l'indy, appunto, che <ride> il hip hop, che tutte le cose comunque che hanno una forza vengono da lì. E immagino sì. Cioè... Poi non lo so, io magari poi non, 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 è anche è vero questa cosa che stai dicendo che molti rap provengono dalla periferia, io non so adesso chi è che viene dalla città che, che fa appunto rap, ci, ci sono anche altri casi, credo, eh, non lo so, però... Ma sai, io abito a Roma, una città come Roma veramente in questo momento che sta decadendo, cioè rispetto a Milano è al top, Roma è in decadenza totale, però culturalmente parlando... Roma sta facendo tantissimo e soprattutto in campo musicale, nel senso che buona Beh, parte sì, della certo. nuova generazione, Carbreio, viene da lì. Franco, comunque. Sì, sì, sì. Achille Lauro, Achille, esatto. eh, Calcutta. Vabbè, Latina. Però insomma, siamo, siamo sempre lì. Ecco, tra l'altro, a Sanremo eh, con chi hai legato? Achille Lauro, immagino. Ma io ho legato con un sacco di persone lì. Cioè, veramente con Achille. Ci ho parlato un sacco, simpaticissimo. Ho parlato con. Um, con, eh, quasi con tutti devo dire sì 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 sì, sì. perché lì poi comunque c'era poco tempo di, di parlare lì, di, perché comunque sì. era, era una macchina da un circo eh, una giostra capito ti eh. svegli la mattina inizi a fare interviste fino alla sera poi dopo vai alle prove poi dopo cambi d'abito altre interviste ceni e poi vai a cantare lì capito tutto un tram tram così sì, sì, non, in realtà anch'io sono stato un po' di volte alla fine ti incontri magari al ristorante due minuti eh è no, no esatto è... al tavolo capito la notte alle due quando finisci <ride> lì ceni tardi No? Quindi, esatto. sì, sì, sì. No, però saluto. è stato divertente alla fine, no? No, no, molto, infatti, molto divertente. Eh, C'erano appunto giovani molto svegli, secondo me, quest'anno e ha segnato proprio un po' un cambiamento con la tua vittoria, ma appunto anche con. Ho rivisto eh, Rancore anche da poco lì ah, che abbiamo beh, fatto ecco. la, la cover eh, per la Repubblica certo. no? tutti insieme con gli artisti di seconda esatto. generazione Su venerdì. Sì, del venerdì, esatto, quindi tra l'altro il pezzo L'Oro era molto bello, sì, con Silvestri e sì, sì, Gentuiu. Sì, infatti, molto infatti, no, ma infatti eh, mi riferivo proprio a questo appunto, che davvero quest'anno ci sono state delle cose rancore appunto a proposito di periferia, eh, eh, certo. lui viene dal Tufello, insomma, sì, che sì, è uno sì, dei quartieri sì, sì. di Roma. E, allora, eh, se c'è cioè il tempo per un paio di domande del pubblico, se qualcuno... Eh, ha voglia di chiedere qualcosa a Mahmood. Eh, pensateci un secondo, intanto io gli chiedo un'altra cosa mentre voi pensate se vi va di chiedere qualcosa. Eh, tu tra poco andrai all'Eurovision, giusto? Domani mattina alle 8. Ce la posso fare, infatti. <ride> <ride> <Okay. ride> <ride> subito dopo qua tornerai sì ci sono le prove che ci devono fare delle foto non lo so boh, vi perché vi in realtà l'Eurovision sarà più in là il 14 ma però sì, no, ci sono una serie noi, di appuntamenti sì devi andare prima a fare le prove foto interviste sempre interviste tutti che vogliono chiedere ma cioè è pazzesco, <ride> beh <ride> La curiosità no, scherzo, scherzo, ovviamente. Scherzo, no, no, ma infatti. Lì tra l'altro sarai con giovani di, di tutto il mondo. Eh, Speriamo di non far figuracce. Ma io con l'inglese penso, sì. penso che rappresenterai veramente l'Italia in una maniera più... Io ce la metto tutta, eh, promesso, <ride> giuro. è promesso. C'è una domanda da parte del pubblico? Se c'è, qui c'è il microfono. Allora, ciao, sono Serena ciao. Saitta e sono la referente italiana del principe del Bahrein, arabo. Senti, come ti vedi Ci tra vent'anni e poi volevo anche sapere il rapporto di più con papà? Eh, sicuramente è stato contento, tu hai vinto Sanremo, ma papà sa che la canzone è dedicata a lui, come, come l'ha presa? Eh ma, guarda, in realtà non, cioè non, non l'ha presa male, nel senso, alla fine io ho raccontato semplicemente una storia, cioè nella vita si prendono strade diverse, il, ovviamente io ho raccontato la mia storia, ma credo sia quella di molti, cioè il divorzio è una cosa molto comune al giorno d'oggi, quindi non ho detto niente di che, ho semplicemente raccontato un episodio, ecco, che è andata così come doveva andare il destino, capito? E per il resto, tra vent'anni, io... Io spero di non perdere tutti i capelli. Eh, per il resto, eh, io amici, mi vedo ancora così a scrivere canzoni sia per me che per altri, a cantarle su palchi. e, e Spero ancora di fare anche, ancora queste interviste qui con te a teatro. Guarda, perché alla fine è quello che ho sempre voluto fare. Quindi spero di veramente fra vent'anni di fare ancora questo. Ecco, con tutto il cuore. Molto volentieri, e allora mi dicono che purtroppo il tempo è proprio. Non mi sono reso conto, siamo andati molto oltre rispetto eh vabbè a. vabbè, ci siamo divertiti, una bella chiacchierata, <ride> no? Perché dopo ci sono quelli che devono. Ah, c'è cioè, propaganda okay. live, quindi. L'ultimissima cosa che ti dico: farai un tour, giusto? Farai. Sì, farò un tour che partirà verso metà aprile, fine aprile. Eh, le date usciranno tra pochissimo, le metto tipo, credo. Settimana prossima me le stanno chiedendo tantissime. La Mi prima sono... si può dire, quella, eh. quella dei. dei... Ve, ve, no, vabbè, una l'ho già postata che è il 25 maggio a Milano al Miami Festival, che è però. Un festival bellissimo sì, tra sì, l'altro. Mo... No, oh. Io tra l'altro ci vado da anni tipo, a suonare lì perché è una figata quel festival perché ci sono tanti palchi, no, Al parco esatto. Magnolia lì. Ci cioè andavi anche bello. da spettatore, prima. Sì, 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 no, ci solo da spettatore, praticamente <ride> sì. Eh, no, comunque suonerò in giro per un po' tutta, tutta l'Italia. Quindi, a breve uscirò, uscirò con le date. Ecco. L'ho detto <ride> proprio così slang benissimo. Sì. Allora, io ringrazio davvero Mahmood per essere venuto qui. <ride> Grazie mille a te, è stato un mega piacere. Grazie. Ringrazio voi, ovviamente, per essere venuti. Grazie. Grazie mille ragazzi, eh. è stato molto bello, tra l'altro Perug Perugia è fighissima, infatti se vivete qui siete fortunati, eh, buona, buona domenica, buon tutto, spero di venire a suonare qui presto ma sicuramente vi farò sapere a brevissimo perché sento aria positiva, sì, sì, aria, aria, positiva aria buona. E arrivederci ah. all'anno prossimo allora. E grazie anche al Festival di giornalismo che è un festival bellissimo. Devo Infatti, dire. ringrazio Veramente anche il Festival del giornalismo che mi ha dato questa opportunità di, di raccontare un po' la mia storia con te. Esatto, qua. un altro esempio di giovani che iniziano a fare una cosa credendoci sì. e fa, hanno un successo internazionale. Speriamo, speriamo. Ciao, ragazzi, buonasera. Buonasera.